Sindaco, come vanno combattuti questi vili gesti? Vanno combattuti con iniziative come oggi, dimostrando che c'è la stragrande maggioranza che è una parte sana, che si ribella, che non ci sta, che fa quadrato dal punto di vista istituzionale ma anche sociale. Straordinari sono stati i ragazzi, attorno al professore, ma attorno a chi comunque ha commesso, contro chi ha commesso questo vile e vigliacco gesto. Quindi oggi è stata una giornata importante per dire che non ci si rassegna e che non si accetta quello che sta avvenendo. Io ho concluso il mio intervento citando Peppino Impastato, dicendo che questi ragazzi rappresentano la bellezza che può combattere contro la paura, la rassegnazione e l'omertà, e quindi ne sono fortemente convinto che qui c'è veramente l'alternativa reale alla criminalità o comunque a gesti vili e vigliacchi. Oggi tantissimi ragazzi che hanno partecipato. Sì, sono i ragazzi del liceo musicale, ma sono anche i ragazzi del liceo Rechichi. È una partecipazione sentita, perché questa nostra manifestazione vuole essere un momento di vicinanza al nostro docente, così, che è stato colpito in maniera così vigliacca. Ma vuole essere anche un momento di riflessione. Questo è stato un momento di riflessione. I ragazzi hanno espresso quello che è davvero il loro pensiero, e è un momento importante. Riflettere e ripartire più forti di prima, decisi a fare della cultura e della legalità il baluardo della loro formazione. Oggi la città metropolitana è presente anche a questo atto vile che è successo nei giorni fa al professore. Sì, la città metropolitana non solo è presente, ma ha già preso una posizione netta e decisa di condanna, di ferma condanna al vile atto di violenza che ha subito il professore Maesano proprio all'uscita dell'istituto del liceo musicale di Cinque Frondi. Non possiamo consentire che ancora accadano queste forme di violenza, non possiamo consentire di stare zitti e non possiamo assolutamente tacere. Quindi bene l'iniziativa oggi promossa dalla scuola e dall'amministrazione comunale di Cinque Frondi, bene anche le altre iniziative che saranno promosse a breve per questo tipo di questo evento, ma allo stesso tempo deve albergare dentro di noi la cultura del rispetto, dell'educazione e soprattutto la cultura dell'amicizia e dell'amore, che non deve mai mancare in qualsiasi cosa facciamo, nella vita, nella scuola, in politica, nelle istituzioni, nella famiglia e nei rapporti di coppia. Sempre la cultura del rispetto e dell'educazione. Don Pino De Masi, anche oggi la Chiesa è presente a questa manifestazione. Come si combatte questi tipi di fenomeni? Ma Nonno Caponnetto diceva che le mafie temono più un'aula scolastica che un'aula di tribunale. Colpendo una scuola intendono ancora continuare a dettare legge, soprattutto in un ambiente come il nostro. Nel nostro territorio, ecco, le mafie cercano di creare una cultura, la loro cultura, che non è cultura, che è fatta di disvalori e non di valori. Per cui una scuola, un liceo musicale in una cittadina come Cinque Frondi, dove le condanne già dell'altro ieri ci dicono che c'è una forte presenza mafiosa, chiaramente disturba. E allora ogni utilizzare la scuola per dare segnali negativi diventa per loro importante, perché pensano di poter continuare a dire che sono i padroni del territorio. In realtà la manifestazione di oggi ha fatto capire a questi signori che loro in questo territorio non contano niente e che ci sono ragazzi giovani, bravi giovani, che stanno diventando protagonisti del cambiamento.